Bene, arriviamo alla prima domanda calda. Vicky94, che esordisce dicendo sei stupenda e quindi non puoi fare a meno di rispondere a una che ti dice Grazie sei mille, grazie stupenda. Miki. Allora, io ho visto il tuo rapporto con Giorgio e secondo me gli interessavi. Perché non ti sei esposta un po' di più? Avevi paura di un rifiuto esplicito? No, ciao, sì, no, non avevo paura di un rifiuto esplicito. Io sono una persona che rispetta tanto il fatto che lui abbia una persona fuori e non volevo mettere in difficoltà proprio perché gli voglio bene e quindi di conseguenza non ho voluto espormi più di tanto proprio per non metterlo in difficoltà, semplicemente per quello. E poi perché oggi mi rendo conto che effettivamente, io ancora non l'ho visto Giorgio, però io mi rendo conto che una volta uscita non è effettivamente quello che pensavo di provare dentro la casa, cioè dentro la casa io mi ero presa una piccola cotta e si era capito anche se magari non l'ho Ma detto. va? Veramente? Ciao! No, Ma però ti quei dico che 3-4 milioni di persone, non di più, eh? e non mi sono risposta più di tanto. Non ti nego che è fuori, comunque mi rendo conto che era una cotta. Boh. Però tu hai detto, suscitando tanta curiosità, Sì. e soprattutto poi si è andati in pubblicità, quindi non abbiamo potuto parlarne, non ne avete potuto parlarne bene in puntata, che secondo te comunque ti sono arrivati un po' degli input, perché giustamente dici, io sono una Assolutamente. ragazza che non si butta tra le braccia di uno che Che non sì, si interessa assolutamente sì. proprio a me. Assolutamente sì, praticamente Raccontaci meglio queste sì. sensazioni. Allora, io vedevo un Giorgio in casa con gli altri nei miei confronti molto freddo, giù in Tugurio. Lui è stato molto sciolto. Io addirittura avevo un po' di paura, accendo un po' con le pinzette perché ho detto, lui ha diciamo, il problema che non facilmente ti regala un abbraccio. Infatti, io gli ho detto non so come comportarmi. Ma lui stesso è venuto, ha abbracciato e mi ha chiesto anche di dormire insieme. Poi dico, se l'ha fatto ingenuamente o meno, non lo so. Però dico, quello che mi ha trasmesso sicuramente è stato questa, ho visto questa sua differenza tra la casa e giù. Dal fatto che sopra era giù, si è totalmente lasciato andare. E secondo, ma si è totalmente lasciato andare E io ti parlo come. nel modo di Sì, nel scherzare modo di con te, scherzare. nell'essere Sì, rilassato nel in modo di questo scherzare. senso, Sì, intendi? Ma perché non lo faceva in casa? Non è una questione di paura delle telecamere, perché perché. come c'erano su, c'erano giù, e quindi forse Guarda, per Michael, forse per forse gli per altri. la. Sì, forse può darsi per gli altri, può essere per la gelosia di Michael. Si è tolto. No, no, non ti Ok. preoccupare, vai. Forse per la gelosia di Michael, forse anche per gli altri. Non lo so, questo lo dobbiamo chiedere a lui. Ok, e poi c'è un'altra domanda che dice, nella casa tu eri molto amica sia di Veronica che di Massimo, ora però che sei uscita ti sei accorta che i due litigano. Sì. Hai cambiato idea su uno dei due o comunque continuerai a frequentarli entrambi perché vuoi bene a tutti e due, vai d'accordo con tutti e due? Sì, continuerò assolutamente a frequentare entrambi, ovviamente chi più chi meno, perché il rapporto con Massimo è una cosa che va oltre, cioè il mio affetto per Massimo va oltre, e quindi frequenterò assolutamente tutti e due. Ovviamente non posso, sarò obiettiva quando mi si sarà chiesto che non so, un'opinione su loro due, però non sarò di parte perché voglio bene entrambi. Però sì, continuerò. Ma appunto, tu che sei comunque una donna giovane e che però non ha vissuto la vita nella bambagia, cioè tu comunque Sì. la vita te la sei vissuta al Sì, 110%. assolutamente E sì. immagino che hai anche conosciuto tanti tipi di persone, quindi Sì. hai avuto anche possibilità di avere tanti giudizi sulla gente. Secondo te, perché la figura di Massimo divide così gli spettatori tra chi come te lo ama e non dico giustifica, ma capisce e magari anche apprezza alcuni suoi atteggiamenti come il tradizionalismo, l'essere un po' duro, eccetera, e invece chi l'ha accusato
della bestemmia, dell'essere una persona che inneggia alla mafia, per carità, lui si è difeso da tutte queste, accuse, però voglio proprio una tua sensazione, non da giocatrice, ma da ragazza, cioè se l'avessi visto dal di fuori, il Grande Fratello. Sì, allora, non devo essere di parte perché io voglio bene, quindi devo essere obiettivamente. Esatto, obiettivamente. Posso dirti che la cosa che non avrei magari sopportato di lui è il fatto che è pesante per la sua gelosia. Per quello mi... cioè, troppo. Per il discorso... sì, quello avrei criticato di lui, diciamo. Il fatto che a volte è pesante. Sulla gelosia, sui valori, su... sì, su quello sì. Sì, da spettatrice sì. Da amica lo amo. Da amica lo ami. Sì. E potresti innamorarti di Max? Scusate se le faccio tutte io le domande, ma zia Flavia è curiosa come una scimmia proprio. Ah sì, tu non lo sai, io sono zia Flavia. Amore, ok. Posso essere anche tua zia? Sì, con piacere. Sì. Dai, sei troppo simpatica. Guarda, io a Massimo il nostro saluto è sempre un bacio sulle labbra, non so se ve ne siete accorti sempre, io mi bacio sempre, però no. Non potrei innamorarmi di Massimo. Puoi dire mai dire mai, però no. Gli voglio bene. C'è Teo, che è un tuo ammiratore, e esordisce dicendo: zia Flavia evita di fare domande brutte a Carmen. Ti sto facendo domande no, brutte. No, grazie. Che carino. Come vado, Teo? Vado bene? Nel caso, correggimi, eh. Grazie. E ti chiede. Dice: Carmen, per me tu sei la vincitrice del Grande Fratello. Grazie, 10, Teo. E sei fantastica. Grazie. Cosa ti aspetti dal futuro? La domanda facile facile, vedi? guarda, non lo so perché... Ciao Teo, grazie. Guarda, non ho idea, anche perché è un mondo nuovo. Non ti nego che un po' un pizzico di paura ce l'ho. Però non lo so, anche perché non penso di essere stato un personaggio fortissimo. Però non lo so. E invece Swan ti chiede, Swan che significa cigno, quindi me la immagino proprio bella o bello questo tuo ammiratore, molto cignesco, e ti dice: cosa pensi dell'esclusione di Michael dalla cerchia dei finalisti? Ritieni che i quattro che sono in finale siano i migliori? No. O tu avresti fatto una rosa diversa? Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto l'uscita di Michael, guarda, partiamo dal presupposto che Michael è il mio vincitore e mi ha dato molto fastidio l'uscita di Michael, però capisco anche sempre all'esterno che dopo un po' purtroppo Michael l'ha perso perché non era più il Michael dell'inizio. E assolutamente sì, un Michael doveva essere finalista e anche vincitore. Non ti nego che un Giorgio l'avrei voluto in finale, una Cristina l'avrei voluto in finale, un Massimo Scattarella avrei voluto in finale, Alberto no. Però se di Mauro ti posso dire che se mi metto all'esterno e mi riferisco al gioco, si merita la finale, assolutamente sì, perché lui ha giocato benissimo e quello è un gioco. Mauro, credo, io l'ho detto più volte, cioè, raga, è stato l'unico in 10 anni di Grande Fratello, è quello che da spettatrice ritengo essere il più bravo giocatore del Grande Fratello. Non è vero. Il Grande Fratello è un gioco. Sì, assolutamente. Ma guarda, io non critico lui tanto perché sta giocando, perché ok, dai, stai giocando, a parte dico che... Ma il fatto è che lui è stato secondo me l'unica persona, ma l'unica in 26 per cento in quanti eravamo, che ha preso veramente lo spirito giusto del Grande Fratello. Perché noi forse ci avevamo troppe paranoie, se devo essere obiettiva sì. Si lui non è finale. Entrato per farsi degli amici, non è entrato per farsi una fidanzata, è entrato per giocare al Grande Fratello. E vincere, appunto, e vincerà. E tu, non so se qualcuno ti ha fatto questa domanda, però a questo punto a me nasce spontanea. Tu perché sei andata al Grande Fratello? Sì, allora, il provino l'ho fatto per una cosa di curiosità. Sai quando lì dici, ok, proviamo, tanto figurati se prendono me. Quindi è stato più una sfida con se stessi, tutto qua. E poi però?
Cioè, una volta che hai fatto il provino e che quindi hai cominciato, perché ragazzi, vabbè, non so se lo sapete, sicuramente sì, non si fa un solo provino. C'è il primo provino con tantissima gente, poi il numero di candidati si riduce, allora si viene contattati di nuovo, si fa altri provini. Insomma, a un certo punto i concorrenti lo capiscono.